Ricordo che tutte le informazioni sono tratte dal mio ultimo libro, dal titolo La stirpe del serpente, che potrete trovare in edicola o online, acquistare online. Grazie e buona visione. L'uomo, fin dalla sua prima comparsa sul pianeta, ha traslato tutte le sue attività riconducendole al simbolo. Nella sua accezione materiale, questo simbolismo sorge dalle profondità più ancestrali per approdare in un mondo governato dalle forze della natura. In quanto elemento di scambi e proiezioni umane, solo apparentemente ha una funzione rappresentativa, essendo più fondamentalmente costitutiva della stessa realtà umana, icona di un universo visibile che invita a scoprire quello invisibile. Detto questo, va da sé che per una corretta interpretazione sia il simbolismo sia la mitologia sono aspetti che non possono essere valutati esclusivamente in quanto fenomeno letterario, poiché appartenenti a fasi storiche ben precise e inscindibili dal loro spazio-tempo. Cioè, tutta l'astrazione simbolica, seppure colma di significati, espressa su carta o su pietra, è sì in grado di rivelarci attraverso il suo tracciato un'enorme quantità di elementi propri dell'individuo, ma solo se conosciamo il suo contesto storico, sociale, religioso e culturale, fattori non evidenti quando si ha a che fare con le civiltà più antiche. Tra tutti i simboli che hanno seguito l'uomo attraverso le costanti migrazioni, diffondendosi in ogni angolo della Terra, vi è quello legato alla figura del serpente. Sono davvero pochi gli animali che hanno raggiunto una popolarità e un significato così diverso e plurivalente nelle tradizioni mistiche, mitiche e religiose. Divinizzato e temuto, il serpente lo ritroviamo rappresentato nel culto e nell'arte di tutti i popoli, dove l'apparire sensibile dell'idea, espressa dal suo simbolismo, è essenzialmente mediazione e conciliazione tra infinito e finito, tra spirito e materia. Molte delle raffigurazioni che esamineremo, benché di difficile interpretazione, lasciano davvero a bocca aperta per la loro bellezza artistica e per la loro semplicità. Diceva Hegel che il fine dell'arte non è l'imitazione della natura, né il tentativo di suscitare sentimenti e purificare le passioni, ma quello di rivelare piuttosto la verità sotto forma di configurazione artistica sensibile. Il mito del serpente, di cui parleremo, nasce con la comparsa dell'uomo. È una stranezza antropologica di cui non sappiamo ancora oggi cogliere tutte le sfaccettature. È probabile, dice qualcuno, che nell'antica Mesopotamia, luogo in cui si pensa che tutto abbia avuto origine e da cui provengono le testimonianze più antiche in nostro possesso, sia accaduto qualcosa all'alba della civiltà che non sappiamo ancora definire. Ma cosa? Cercheremo di comprenderlo attraverso una serie di storie, miti e leggende che messe insieme non fanno che confermare la comune origine del primo mito della storia umana.
Tratteremo insieme alcuni degli argomenti tratti dal mio libro La stirpe del serpente, che vi ricondurrà attraverso un viaggio a ritroso nel tempo e quindi attraverso il mito, la leggenda, la storia che legano il serpente e la dea madre. Chiaramente il mio invito è quello di acquistare il libro e vi ringrazio. Allora, interessante, nella foto accanto a me potete osservare uno stampo che è stato ottenuto utilizzando il cilindro detto di Adamo ed Eva, esposto al Dipartimento Medio Oriente del British Museum a Londra, dove possiamo osservare un uomo e una donna comodamente seduti che contemplano una palma da dattero a sette bracci che domina la scena. Alle loro spalle c'è un serpente. Proprio come nel mito di Adamo ed Eva, un serpente che li sta tentando, mentre sia l'uomo che la donna tendono la mano per cogliere il frutto. Gli abiti sono semplici, quasi a sottolineare l'appartenenza alla razza umana, anche se l'uomo, notate bene, indossa un copricapo cornuto, tipico di una divinità, e la donna possiede una capigliatura a crocchia, elaborata. Ma non era forse ciò che promise il serpente quando affermò che Adamo ed Eva sarebbero divenuti simili a Dio se solo avessero mangiato quel frutto? Questa sarebbe la tesi del famoso assiriologo George Smith, trapassato nel 1876, lo stesso archeologo assiriologo che scoprì e decifrò per primo l'epopea di Gilgamesh, una delle opere letterarie e più antiche conosciute. Mentre in basso potete osservare un particolare del peccato originale cacciato dal paradiso terrestre di Michelangelo, che tutti avremo visto nella Cappella Sistina direttamente o indirettamente, magari in televisione o in qualche documentario. In questa scena si nota come le figure davvero grandi ed imponente in una apparato compositivo essenziale, e questo si spiega col licenziamento degli aiutanti di Michelangelo perché a un certo punto era insoddisfatto del loro lavoro, e la scena fu dipinta dal maestro in 13 giorni. L'affresco è diviso in due metà. L'albero della conoscenza del bene e del male che occupa la scena centrale, sullo sfondo un cielo limpido, terso, bellissimo. Giornata in cui avviene la scena del peccato originale, dove il serpente tentatore, qui raffigurato parzialmente antropomorfizzato in una figura sorprendentemente femminile, convince Eva a prendere un frutto proibito, porgendoglielo, mentre Adamo sembra allungarsi e protendersi per prenderne un altro. I due progenitori sono nudi, estremamente vigorosi, atletici, compresa Eva che ha da notare le braccia, quella muscolarità mascolina tipica delle donne rappresentate da Michelangelo nei suoi dipinti affreschi. Osservando le due immagini a confronto, viene da chiedersi: è più antica la Genesi o il racconto sumero della creazione? Diversi studiosi sostengono infatti che il serpente dell'Eden sia una refusione di diversi dei mesopotamici, il cui epiteto sumero Ushumgal significa grande serpente o drago. Ma vedete, è sbagliato vedere le cose in questi termini. Perché? Per un motivo molto semplice. Le due storie della creazione furono trascritte molti secoli dopo aver viaggiato oralmente. Millenni. La scrittura è nata molto tempo dopo e fanno riferimento allo stesso episodio, pur cambiando i nomi dei personaggi e adattandoli ai contesti storici. Perché? Perché il giardino di Eden della Genesi
si trova proprio in quella che poi divenne la Mesopotamia. Quindi parliamo di un racconto che si è diffuso partendo proprio da quell'area. E quando si iniziò a scrivere sulle tavolette d'argilla, le storie furono traslate con tutto il loro simbolismo. Secondo alcuni studiosi, gli ebrei, gli scribi, i giudei che misero mano alla stesura dell'Antico Testamento non fecero altro che copiare da leggende dei Sumeri durante il periodo in cui furono condotti in cattività a Babilonia sotto il re Nabucodonosor II, ma alla luce di nuovi studi più attuali, questa stesura è stata retrodatata di almeno ulteriori 2000 anni. Pensate, si pensava che almeno i primi 11 capitoli della Genesi, quelli che vanno dalla creazione al diluvio universale, fossero stati mutuati dagli estensori del testo biblico durante questa cattività babilonese, ritenendo plausibile che certi concetti del Vecchio Testamento provenissero invece da leggende babilonesi. In realtà, scopriamo, analizzando ulteriori studi effettuati più recentemente, che le due storie hanno viaggiato parallelamente. Questo mio libro ripercorre attraverso tutta una serie di storie, miti e leggende che messe insieme non fanno che confermare la comune origine del primo mito della storia, quello del serpente, perché ogni popolo della Terra, sorprendentemente anche il più distante e isolato, ha diffuso prima oralmente e poi per iscritto il suo mito del serpente. Uno dei filosofi più eminenti del passato, Cicerone, definiva l'uomo un animale religioso. E a questo proposito aggiungeva Plutarco: se tu andassi in giro per il mondo, potresti trovare città prive di mura, che ignorano la scrittura, non hanno re, case o ricchezze, non fanno uso di monete, non conoscono teatri e palestre. Ma nessuno vide né vedrà mai una città senza templi e senza divinità. È un dato di fatto. Tutte le città, tutte le civiltà, anche le più distanti, non civilizzate e isolate, hanno avuto e hanno la propria religione e il proprio serpente. Il viaggio mitologico che qui vi propongo, attraverso la lettura del mio libro, non segue un ordine cronologico, proprio per questo motivo, in quanto tutti questi miti nascono sempre da miti precedenti, storie precedenti, trasmesse oralmente per secoli, addirittura millenni, frutto di un sincretismo continuo che non avrà mai fine. Nella mitologia arcaica, il drago e il serpente convergono spesso in sincretismi di fusione, elementi ideologici diversi, ma che prendono una sola forma, così come nella lingua latina il termine draco o draconis indicava un serpente crestato, simile a un drago, ma senza zampe, e assumeva un'accezione protettiva e positiva. Sorprendentemente, ancora oggi, l'emblema dei due serpenti intrecciati raffigura la medicina e la guarigione. Nella storia delle religioni, il serpente è anche segno rappresentativo delle divinità ctonie, figure mitiche, leggendarie, sempre connesse con la terra. Nell'iconografia dell'Uroboro, o Uroboros, dove abbiamo il serpente che si morde la coda, espressione della conoscenza che governa le leggi del cosmo in chiave alchemica, il serpente che si morde la coda forma un cerchio senza fine, in una raffigurazione dinamica a rappresentazione dell'eternità che questo rettile custodisce nell'incantevole mondo sotterraneo da cui emerge mutando nel tempo e presenta diverse analogie, come vedremo, con la ciclicità femminile.
Dovete sapere infatti che il calendario più antico era formato da 13 mesi, essendo legato al ciclo della luna di 28 giorni e a quello quindi mestruale della donna, composto da 13 cicli annuali su un calendario di 28 giorni. L'uomo associò da subito quindi la ciclicità del tempo al mestruo e alle fasi lunari, alla semina, alla nascita, alle maree e così via. A tutti questi elementi naturali, il ciclo mestruale e il corpo femminile, da molte culture venivano entrambi considerati sacri e il flusso ritenuto rigeneratore di vita, proprio come il serpente che morde la sua coda era associato al cambio della luna nuova e quindi al ciclo femminile stesso. Ancora oggi le donne amerinde di Chiriguanos, che vivono nella regione boliviana dello Yungas, quando una ragazza del villaggio ha le prime mestruazioni, scacciano con un bastone simbolico il serpente che l'ha ferita. Ma non è un caso isolato. Per esempio, nel Medioevo, anzi nel 1700, quindi più recentemente, in Germania si credeva che seppellendo nella terra un pelo pubico femminile durante il ciclo, questo si sarebbe trasformato in un serpente. Mentre in India sopravvive ancora oggi un'antica credenza secondo la quale le donne verrebbero possedute da uno spirito maligno con sembianze di serpente proprio in quel periodo del mese, responsabile quindi del sanguinamento. Spero veramente che abbiate trovato interessante questa prima introduzione all'argomento. La stirpe del serpente, la mitologia, la storia, il mito, la leggenda, e aver suscitato in voi un interesse tale per proseguire questa conoscenza, magari anche acquistando il libro che potrete trovare in libreria oppure comodamente acquistarlo online. Vi ringrazio per avermi seguito e vi invito a registrarvi al canale Cultura Web TV. Grazie.